appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite, d'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. L'esibizione di tifo sugli spalti è qualcosa di incredibile. Questo stadio, lo devo dire, è davvero unico. Luca, secondo te quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Direi Candreva. La sua versatilità gli permette di giocare in qualsiasi posizione del centrocampo, ma io lo preferisco di gran lunga come laterale destro, quando riesce a dare sempre intensità alla sua azione offensiva. Crossa da qualsiasi posizione ed è sempre pericoloso. Non posso che essere d'accordo con te, Luca. E si comincia. Luca, secondo te quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Direi Candreva. La sua versatilità gli permette di giocare in qualsiasi posizione del centrocampo, ma io lo preferisco di gran lunga come laterale destro, quando riesce a dare sempre intensità alla sua azione. Çalhanoğlu! Lancio lungo del portiere. Lotta, ma perde l'equilibrio. La Sampdoria al calcio di punizione. Candreva. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. Hernandez scatta verso il pallone, Manolo Gabbiadini si allunga per arrivare al pallone. Guarda come fanno salire entrambi i terzini. Ma cosa stanno cercando di fare? Penso che l'idea sia quella di aumentare la pressione sugli esterni. In questo modo costringono gli avversari a stare bassi e cercano di conquistare la superiorità numerica sulle fasce. Allunga il piede verso il pallone. Trova il compagno. C'è il tiro! E Audero chiude la porta. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Cercano l'azione veloce. Gabbiadini! Da lì può segnare. Tenta la conclusione. Scatta verso il pallone. Ci mette una pezza. Bella palla ad allargare il gioco. Alessio Romagnoli con l'intercetto. Allarga il gioco a destra. Allunga in verticale. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Tocco preciso. Prova con la palla lunga. Colpisce e Audero chiude la porta. Ottima la parata del portiere. Qui bisogna lodare l'estremo difensore. Non si è fatto superare. E riesce a spazzarla via.
preferisce il retropassaggio. Bella per... prova il tiro! E c'è il gol del Milan! Che gol! Mica male! Davvero mica male! Il Milan segna il gol che sblocca la gara. Sono passati in vantaggio. Vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita. Che sì. Ecco che parte il cross. E manca il cross per un soffio. Berezinski, il suo pallone è morbido. Hernandez. Çalhanoğlu. Risultato sbloccato quando mancava poco a riposo. E così siamo evidentemente sull'1-0. Gioca una palla lunga. Çalhanoğlu allarga il gioco sulle fasce. Cross verso il centro dell'area. Spazza via. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Primo tempo che si conclude dunque qui. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Merito alla squadra per il vantaggio conquistato a metà gara. Determinante il centrocampo che ha dato grande aiuto alla difesa e ha sempre sostenuto le azioni degli attaccanti. 1-0 al termine di questa prima frazione. Vedremo se ci saranno margini di recupero nella ripresa. Conclusione! Supera la linea, gol! E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Il Milan ha effettuato un grande contropiede. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Milan può gestire un comodo vantaggio di due reti. Sull'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di controllarla. Çalhanoğlu prova a prolungare. Colpisce! Non si fermano più, ancora a segno! E con un vantaggio di tre gol la partita è quasi chiusa. Troppo solo, cosa possiamo aggiungere? Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. . 3-0 dunque. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Tentativo di allungare il gioco. Il Milan al calcio di punizione. Çalhanoğlu cercherà di sfruttare al meglio questa occasione. La distanza è molto pericolosa per un giocatore come lui. Il portiere... Çalhanoğlu! Quagliarella. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Candreva. Che sì. Difesa energica e decisa. La Sampdoria mantiene il possesso palla, ma non riesce a creare un pericolo reale. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Può colpire. Ha segnato. Sono protagonisti di un dominio incontrastato. Ha vinto la sfida depositando il pallone in rete senza nessuna difficoltà. Non ha mai staccato gli occhi dal portiere. Ha aspettato un suo movimento e poi ha gonfiato la rete. E loro è un dominio assoluto. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore.
Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Çalhanoğlu. Calabria. Il discorso qualificazione sembra ormai chiuso. La tentazione di abbassare i ritmi della manovra è più che giustificata. Una buona palla, spazio per cercare il varco. Spazza il più lontano possibile. Il Milan si riappropria del pallone, può reimpostare il gioco. Çalhanoğlu. Hernandez. Va su rimbalzo e c'è la rete. Non si fermano più, gli avversari hanno il volto della disperazione. Fabio, anche noi che dovremmo essere imparziali non possiamo che essere dispiaciuti per questa debacle. Una sconfitta del genere psicologicamente fa molto, molto male. E sono tre. E ovviamente si porterà a casa il pallone con le firme di tutti i giocatori. È incredibile come sia sempre nel posto giusto al momento giusto. L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina, è venuto il momento di alterare la formazione. Ormai hanno la vittoria in tasca, fanno bene a concedere qualche minuto a un giovane come lui per fargli accumulare esperienza. Ormai sembra una partitella d'allenamento. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Bianco. Occasione per il contropiede. La gioca sulla destra. Bell'intervento difensivo. Ottimo passaggio. Bella parata. La mette in mezzo. Scodella in avanti. Possibilità per Quagliarella. Qui cercherà il tiro. Esempio perfetto di marcatura. Gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Occasione. Parata di Donnarumma. Che sì. Scatta verso il pallone. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Si avvicina alla porta. Lungo passaggio in avanti. Calabria. Riceve un buon pallone dall'altra parte del campo. Un pressing che non definirei asfissiante alla fine, Luca. Cercano di mantenere le distanze per evitare inserimenti in velocità dietro le loro linee. È una buona scelta se gli attaccanti avversari sono rapidi nello spazio. La mette in mezzo. Incornata. E insaccano. E adesso sta diventando un'umiliazione. Sì, Fabio, e da quello che vedo potrebbe non essere l'ultimo. Quarto gol. Ha fatto poker. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di far entrare il mister. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. C'è la palla lunga, in avanti. Questo è il tipo di difesa che scoraggerebbe anche il più esperto degli attaccanti. Non sta concedendo palle giocabili praticamente. Riceve la palla. Rebic, grande intuizione la sua. Brahim Diaz perde l'attimo per calciare e l'azione sfuma.
L'estremo difensore la calcia lunga. Tocco morbido. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Samu Castiglieco ottiene un buon calcio di punizione. E Audero chiude la porta. La gioca in profondità. Finisce così, non c'è più tempo. Molte cose positive oggi, direi. Soprattutto lo straordinario momento degli attaccanti. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? Io non lo dico perché sono stato un portiere, però quando una squadra non prende gol è già un bel pezzo avanti. Oggi la squadra l'ha dimostrato, non ha subito...